Per spacciare avevano scelto il giardino di Via Rai, a due passi dal fontanello di Via Pomeria e da Piazza San Marco. Gli spacciatori, due nigeriani di 28 e 30 anni, il primo appena scarcerato e l'altro in Italia con un permesso di soggiorno in quanto richiedente asilo, sono stati arrestati dalla polizia. Le dosi venivano confezionate in un appartamento in via Ser Jacopo da Pandolfino e spacciati ai giardini. E proprio nell'appartamento ha fatto irruzione la polizia, che ha sequestrato poco meno di un etto di eroina e quasi 9 grammi di cocaina. Un 30enne pratese è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di Montemurlo, che dopo alcuni giorni di appostamenti e controlli lo hanno sorpreso a spacciare in via Montalese nei pressi del circolo Quinto Martini. L'uomo è stato bloccato dopo aver ceduto una dose di hashish a un 20enne pratese. La perquisizione ha portato al sequestro di altri 20 grammi di hashish. Nel corso del controllo nell'abitazione dell'uomo è stata rinvenuta una pianta di cannabis e attrezzi per la coltivazione dello stupefacente, tutto conservato nella stanza da letto del fratello, che è stato denunciato. Tre marocchini sono stati sgomberati stamani dall'immobile di Via Luti, dove meno di 2 settimane fa era scoppiato un incendio, e due giovani, anche loro marocchini, erano stati salvati da un passante. La polizia municipale è intervenuta d'accordo con la proprietà, che ha denunciato l'occupazione della palazzina. Presenti i tecnici dell'Enel, che hanno staccato gli allacciamenti abusivi. I tre nordafricani allontanati oggi dormivano in una stanza al primo piano in condizioni igieniche precarie, su giacigli improvvisati sotto i quali sono stati trovati coltelli da cucina che gli agenti hanno sequestrato. Un impianto di recupero di cascami tessili, che in realtà era una rivendita di scarti non trattati, è quanto hanno scoperto polizia municipale e tecnici dell'ARPAT nel macrolotto 0. Il titolare dell'attività, un cinese di 44 anni, è stato denunciato per smaltimento illecito di rifiuti. L'attività è stata sequestrata. È stato rintracciato l'automobilista che nella notte di sabato scorso, dopo aver distrutto con la propria auto la pensilina della fermata dell'autobus in via Valentini, si è dato alla fuga. L'autore del fatto, un cinese di 41 anni, domiciliato a Prato, è stato individuato e identificato da una pattuglia del reparto moto della Polizia Municipale dopo attente analisi sui frammenti di paraurti rinvenuti sul luogo dell'incidente. L'auto era già stata portata in carrozzeria per la riparazione.